Nell'ottobre del 2017, devastanti incendi in Piemonte distrussero 10.000 ettari di ambiente naturale, in particolare nel Pinerolese, in Valsusa e nel Canavese. Fra le superfici boschive attraversate dalla furia delle fiamme vi furono quelle del parco di interesse provinciale del Monte Tredenti Freidur a Cumiana. A un anno esatto da quella devastazione, la città metropolitana di Torino ha scelto di ricordare e di educare alla prevenzione anche attraverso l'allestimento di una mostra nella sua sede di Corso Inghilterra, intitolata Brucio Anch'io. Una mostra itinerante degli incendi purtroppo avvenuti ormai quasi un anno fa, che hanno devastato il nostro territorio. Ancora ad oggi vediamo quelle che sono le cicatrici di quello che è successo. Quindi noi come città metropolitana non solo ospitiamo questa mostra, ma abbiamo anche già da subito supportato con i nostri uffici i territori, proprio i comuni che sono stati coinvolti. Abbiamo aiutato supportando gli uffici tecnici, quindi sono stati fatti subito i rilievi sul territorio dei danni, calcolato quello che era stato il danneggiato proprio nel substrato del territorio e abbiamo potuto supportare nella riqualificazione proprio del territorio stesso. Quindi la città metropolitana è al servizio dei comuni a 360 gradi. L'ideazione e la realizzazione del progetto della mostra sono opera della naturalista Federica Caprioglio e del biologo Marco De Maria, entrambi illustratori, che hanno coinvolto gli allievi del corso di disegno di Cristina Girard, chiedendo loro di fermare in immagini plastiche e pittoriche gli istanti drammatici dell'emergenza incendi. La nostra mostra, dal nome Brucio Anch'io, ha lo scopo di sensibilizzare il maggior numero di persone, dai più piccoli ai più grandi, sul tema degli incendi boschivi. Purtroppo un tema del quale si parla ancora troppo poco dal punto di vista naturalistico, è un tema scottante sotto tanti punti di vista, molto delicato, e il nostro intento attraverso le opere artistiche è quello proprio di mettere in luce il dolore e la sofferenza che tutte le creature del regno animale, vegetale, fungino, eccetera, sono sottoposte a soffrire, quindi durante questi momenti. Quindi ci sembrava assolutamente doveroso mettere in opera, quindi con le pitture, queste sensazioni. Questo muro che abbiamo chiamato muro delle vittime vuole rappresentare varie specie, non necessariamente soltanto i grandi mammiferi, ma uccelli e tutti quegli animali molto vulnerabili al fuoco, che sono o animali o piante o funghi, che non possono scappare perché sono troppo lenti o perché hanno le radici, quindi non hanno la possibilità di muoversi. In seguito agli incendi viene persa la lettiera, che poi è la parte fertile del suolo boschivo. L'ecosistema intero viene compromesso. È difficile spiegare alla gente perché non è sufficiente soltanto piantare altri alberi dopo l'incendio, cioè non basta per arrivare a una sostituzione di quello, cioè per un ripristino di quello che c'era prima. Occorre lasciar fare la natura spesso, ci vogliono decine se non centinaia di anni per questo. Nome sole, reduce a se simple risorse fisiche e morale, e se sta sufficiente per far salire al deserto.